Ciao a tutte e ben ritrovate. Allora, oggi un video di tra virgolette recensione sui filati di lana Mania e sui prodotti Key Brand che ho acquistato. Mi è arrivato un pacco che ora vi faccio vedere. Ecco qua il signor pacco che è arrivato. Ve lo giro, ma pesa. E lo apriremo insieme. È un mix tra Lana Mania e Key Brand, quindi non sto a dividerli, guarderemo insieme un po' e un po'. Abbiate pazienza perché oggi per me è più difficile. Nello scorso video, mi sembra il video che avevo fatto di presentazione delle cose che avevo acquistato da Key Brand, mi era stato chiesto se nel prossimo video avessi fatto vedere la faccia e quindi siccome ho detto sì, va bene, ho deciso di farla vedere anche se è sabato mattina, sono le 9. Fa un caldo dell'accidente e la faccia non è di quelle più presentabili, a parte che non lo è praticamente quasi mai, ma quando ho la camera che mi guarda la faccia mi diventa un pochino più complicato lasciarmi andare, quindi spaziare nelle argomentazioni. Quindi se commetto qualche gaffe, se dico qualche cavolata, abbiate pazienza, funziona così. Vedrete anche un pezzo della mia casa, quindi di quello che è il mio macello di casa, vedrete magari anche i cani passare, non fateci caso. Quando registro girata nell'altra direzione, punto la camera sul tavolo e quindi non si vede più niente di quello che mi gira intorno. Quindi oggi sarà un pochino più complicato tutto quanto. Ho il mio assistente che adesso taglierà, vai Enea, ho Buongiorno. il mio assistente che adesso taglierà, aprirà il pacco di Lana Mania e lo andremo a guardare insieme. L'assistente non si fa vedere perché fa caldo e ce l'ho in mutande, quindi gli ho detto non si può farsi vedere in queste condizioni su un video su YouTube. Quindi vedrete, magari sentirete la voce, vedrete le mani, ma non vedrete Enea, non si farà vedere. Non mi tagliare la lana che c'è dentro, per Tutti carità, a parole famose. se no siamo rovinati. Datemi il tempo. Allora, Enea, no, non apri la confezione, Enea tirerà fuori le cose dalla scatola, me le passerà così a caso e quindi io vi dirò che cosa ho acquistato man mano che lui me le passa. Parti col primo pacchettino. Allora, il primo pacchettino, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Si chiama Mini Cotton della linea Papatia. Ne ho presi, sono gomitolini piccolissimi, adesso ve ne faccio vedere uno in mano. Eccoli qua, guardate nella mano come sono piccolini, sono gomitolini. Aspettate, se non mi sbaglio erano gomitolini da 25 grammi, 20. 20 grammi, eccolo qua, ce l'abbiamo scritto qua davanti, 20 grammi, per 43 metri e i ferri e l'uncinetto consigliati sono i ferri del 4 e l'uncinetto del 3. Ne ho presi un pacco, vuoi toccarlo? Ne ho preso un pacco da 2, 4, 5, da 10 gomitoli, perché con questo ho promesso a un'amica che gli avrei fatto un polipo. Avete presente quegli amigurumi? Un'altra cosa che non ho mai fatto, ma mi ha fatto una testa così e quindi gli ho promesso che gli avrei fatto un amigurumi, quello a forma di polipetto. Però lo voleva un po' grosso, io penso che è bellissima questa confezione, quasi quasi peccato usarla. Penso che con questo quantitativo dovrei farcela. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 100 grammi e 100 grammi sono 200 grammi, dovrei riuscirci. Insomma, la dimensione che mi esce con questa quantità di filato sarà la dimensione che si prenderà del mio polipetto, che poi vedrete comunque pubblicato su YouTube, perché quello che faccio anche in via sperimentale, io poi lo pubblico sempre. Poi, passameli tutti quanti insieme. Poi, sempre da Lana Mania, ho acquistato quattro cerchi di varie dimensioni, 1, 2, 3 e 4. Vedete che hanno quattro dimensioni differenti, perché con questi quattro cerchi voglio fare dei mandala. Era una cosa che mi stuzzicava da parecchio tempo, non avevo mai dove andarli ad attaccare. Questi sono cerchi in metallo. Quello più grande è da 35 centimetri e quello più piccolino è da 20 centimetri.
Voglio fare una serie di mandala adatta da appendere in camera da letto sopra la testata del letto. Ho acquistato i ferri, ma non ho ancora acquistato il filato perché non avevo deciso ancora che filato, più che altro filato sì, nel senso che mi serve un cotone sottilissimo, però vorrei, non avevo ancora deciso il colore da utilizzare e invece penso che mi servirà un lilla perché la parete della camera è bianca con delle strisce lilla, quindi se lo metto sulla parte bianca sarebbe il caso che richiamasse il lila. Quindi questi saranno dei mandala. Poi non so se farò mandala con disegni diversi e quindi pubblicherò i vari mandala o se ne farò uno che poi crescerà in varie dimensioni, quindi vi farò un tutorial solo. Questo poi lo vedrò man mano. Andiamo avanti. Siccome siamo a luglio, ci sono 33 gradi in casa e 40 gradi fuori, io ho deciso di acquistare la lana. Perché tra poco finisco l'ultimo progetto che ho sotto con il cotone, poi io comincerò ad alternare il cotone più pesante per i progetti di settembre con la lana perché ne sento la mancanza. Questo è un pacco da mezzo chilo di Witico, è il classico color rosa perché avevo puntato l'idea di farmi un maglioncino rosa e quindi mi serviva il rosa. È un 50% acrilico e aspettate, 50% acrilico e 50% lana. Sono gomitoli da 50 grammi per 150 metri. Questo è il filato. Ne ho già una confezione azzurra e adesso ne ho presa una rosa. Con quella rosa voglio farmi un maglioncino, mentre con quella azzurra che ho messa da parte voglio farmi una copertina per il divano quest'inverno. Questo dopo, lascialo lì. Passami questo. Questo qua, adesso vediamo che cosa ho comprato perché non mi ricordo più. Adesso lo apriamo. Oh, che meraviglia! Allora, soft and easy. Questo è, adesso ve lo dico, un filato che si lavora con l'uncinetto del 4 e adesso vi do le indicazioni, è 100% acrilico morbidissimo, sono 100 grammi per 235 metri. Ne ho presi 1, 2, 3, 4. Io non mi ricordo onestamente perché l'avevo preso, cioè con che idea. Ah, questo è bellissimo perché guardate, dal centro ha già il codino che esce e quindi non esplode. Questo forse è uno di quei filati che non esplode. Visto il colore, adesso che ce l'ho in mano, che è così, è bellissimo, ragazzi, è morbidissimo. Questo filato è veramente meraviglioso. Io penso che voglio farmi una sciarpa e un cappello per quest'inverno di questo colore. Questo è il mio colore. Io con questi colori ci andrei veramente a nozze e quindi con questo faremo una sciarpa e un cappello coordinati. Fantastico. Scusate l'interruzione, ho perso l'assistente che se n'è decisamente andato. Poi andiamo avanti, altro filato invernale a marchio Lana Mania. Questo dovete vederlo in mano perché è veramente incredibile. Aspettate che lo apro, eh. È una nuvola, questo è meraviglioso, veramente, veramente bellissimo. Questa è ovviamente lana, è pesante, effetto pelosetto e è meraviglioso. Anche di queste ne ho 5 gomitoli, quindi penso che anche con questo farò degli accessori. Io non so voi, ma io sono una a cui piace cambiare. Uso la stessa borsa tutto l'inverno perché io non cambio borse a seconda. No, io ho una borsa e quella deve essere perché non posso stare lì a pensare di tirare fuori tutto quello che c'è nella borsa ogni volta. E quindi ho la stessa borsa tutto il tempo, ho lo stesso giubbotto praticamente quasi costantemente addosso tutto l'inverno. Scarpe idem, ne ho due modelli esattamente uguali e uso quelli.
Ma mi piace tantissimo cambiare le sciarpe e cappelli a seconda dell'umore, a seconda della giornata. Magari non c'entrano assolutamente niente quel cappotto che ho addosso, con la borsa che ho addosso, ma io devo cambiare borse, sciarpe e cappelli. E quindi anche con questo farò sicuramente qualche accessorio. Vero è che se lo lavoro ai ferri, questo mi esce anche un bel gilet, però un po' bianco e nero così, tipo ciuffo di Crudelia Demon, mi ispira sciarpe e cappelli. Quindi anche questi saranno i filati che userò a breve, perché mi devo preparare, devo portarmi avanti. Poi andiamo sul cotone, perché settembre, ottobre, neanche da me che sono a Milano si può mettere la lana, quindi settembre, ottobre, fino al primo di novembre sono sicura che la lana non si indossa neanche qua da me, poi a seconda degli anni si va avanti un pochettino di più, un pochettino di meno, ma fino al primo di novembre. Quest'anno potrebbe cambiare, ma fino al primo di novembre di solito non si usa la lana. Quindi ho preso il cotone Papatia Ecological, l'ho già provato, ci ho fatto il cappello che ho pubblicato quest'estate, questo mese scorso, insomma, su YouTube. Ne ho degli altri gomitoli colorati per fare un maglioncino Enea, ne ho preso anche mezzo chilo, perché sono 100 grammi per gomitolo, rosso anche per me, sono 100 grammi per gomitolo per 300 metri, lavorabile con l'uncinetto 2,5, 3,5, ferri idem, e questo se non mi sbaglio è un 100% cotone o un misto cotone, andiamo a cercare se trovo, 100% cotone, avevo ragione, quindi questo. Poi andiamo avanti con, vediamo, questo è un pacco di filato Katia Twist, come vi dicevo, da Lana Mania ci sono delle offerte pazzesche e anche i filati Katia, che vi assicuro prima non potevo comprare, seguendo le dirette di Salvatore su Facebook, dove è pazzo e fa delle offerte, delle promozioni pazzesche, pa pazzo nel senso buono, ragazzi, prima che mi ritrovo una denuncia, cioè pazzo nel senso veramente buono del termine. Fa delle offerte pazzesche, io ogni tanto mi permetto i prodotti Katia, che sono dei prodotti che adoro. Anche se vi devo dire la verità, generalmente mi piace tantissimo comprare prodotti a marchio Lana Mania, perché mi piace, cioè mi piace veramente che il negoziante dove acquisto abbia una linea di prodotti tutta sua e mi piace utilizzarli, quindi tendo anche a comprare proprio filati a marchio Lana Mania perché mi piacciono. Allora, Katia Twist, eccolo qua, è un 100% acrilico, acrilico di ottima qualità, sono gomitolini piccolini da 50 grammi per 133 metri e i ferri e l'uncinetto consigliati sono, aspettate che ve lo dico, allora, ferri 4, 4,5, mentre uncinetto 4,5, 5. Quindi abbiamo anche questo filato della Katia. Se guardate sulla foto è un acrilico, però è un acrilico di ottima qualità perché Katia vi fa vedere che lo si può usare proprio per gli accessori da bambino. Io ovviamente l'ho preso nero perché non ho nessuna intenzione di fare un accessorio da bambino, ma ho intenzione di fare un maglione per me. E quindi nero va benissimo. Per bambini non compratelo nero perché non, proprio per bambini non è il massimo. Enea mi manderebbe a quel paese se io gli facessi un maglioncino nero. È ancora nella fase in cui più i colori sono appariscenti, più sono belli. Ultimo prodotto di Lana Mania, e poi passeremo a Key Brand. È un kit dove abbiamo una click clap piccolina, ok? Con questa ci possiamo fare dei borsellini o anche dei portaocchiali. E quindi preparatevi. E poi abbiamo, guardate che meraviglia, questa click clap per una borsa. Questa è per una borsa, questa è meravigliosa. Questa è veramente bellissima. Io non so se riesco. Ah, sì, ecco che riesco a farvela vedere. Guardate che meraviglia. E per lavorare questi gioielli, queste meraviglie, abbiamo il cordino Capri. Ce l'ho verde scuro, ce l'ho verde chiaro e ce l'ho
nelle due tonalità del fucsia, quasi un fucsia quasi viola, e di un lilla. Guardate che meraviglia. Così. Allora, vi do le indicazioni che ci sono scritte. È un 100% poliestere, ovviamente essendo un cordino non può essere nient'altro. Sono 200 grammi, circa 230 metri per rocchettina. E si lavora con l'uncinetto dal 3 al 4 e con i ferri dal 3 al 4. Mi sono imbarellata, mi sono fermata un attimo perché stavo guardando che si può lavorare anche con i ferri e io ho proprio la tentazione di provare a lavorare il cordino con i ferri, vedere cosa succede. Guardate, ve li alzo così, guardate che meraviglia, avendo la luce proprio di fronte, vedete proprio i colori per quello che sono bellissimi. E quindi ragazze, preparatevi perché questo è uno di quei progetti che andremo a fare sicuramente. Ok, allora, con la lavagna credo di aver finito. Ora guardo un attimo e ci rivediamo. No, mi sbagliavo, manca una cosa ancora di lana mania. Ne ho parlato ieri sera con Masha, adesso non uscivano, glieli ho fatti comprare, mi diceva Franci, come mai io li cerco, io li ho comprati e tu non ce li hai, mi avevi detto che li avevi presi. No, invece li ho presi. Allora, ho preso una catena multicolor, eccola qua, e una catena argento. Guardate che bella, com'è strana e com'è particolare. Questa e questa. Come dicevo a Masha, allora queste sono le catene che di solito si usano per le borse. Io quando le ho viste ho detto, vabbè, io non è che sono proprio una da borsetta piccolina, queste sono catene piccoline, cioè, manco al collo, se me le metto al collo mi strozzo e quindi, no, mamma mia, la rompo subito. Non sono, è leggerissima, non sono una di quelle cioè non sono abbastanza fine ed elegante, bisogna mettere la verità di quello che sono le cose, per poterle utilizzare per le mie borsette, a meno che non riceva un ordine, quindi qualcuno mi chiede una borsa particolare e allora è diverso. Ma le ho prese perché mi piaceva l'idea di utilizzarle quest'inverno. Ora, non vi dico altro. Perché poi mi copiano, quindi non vi dico altro, però sappiate che le ho prese non proprio per utilizzarle come accessorio per la borsa, ma per utilizzarle come accessorio in un altro modo. Piccolo spoiler di quello che voglio fare. Benissimo, adesso possiamo passare a Key Brand, la mia adorata Terry. La prima cosa che vi faccio vedere è. Lo scopriamo insieme perché l'ho vista di sfuggita sempre in diretta su Facebook. Questo mi serviva e ho urlato: mio, mio! L'ho preso al volo, ma non è che io abbia guardato bene che cosa. Cioè, se poi lo rompo subito, capite che abbiamo finito di poterlo usare. Allora, vi faccio vedere. Mi sono comprata il phon nuovo. Perché il phon che ho a casa ha la bellezza, l'avevo comprato quando avevo il negozio di parrucchiera e ha la bellezza di 2000, l'ho comprato nel 2010, siamo nel 2024, ha la bellezza di 14 anni. Capite che quel phon lì sta tirando le cuoia. Siccome adesso Enea comincia anche lui a sistemarsi i capelli e quindi ad usare quel phon lì ha tutte le pecche di questo mondo. Ho detto no, devo comprare, devo cambiarlo. Mentre pensavo no, devo cambiarlo, stavo valutando il fatto di allontanarmi dal mio phon, che è l'ultimo ricordo che mi è rimasto con il mio passato, Terry stava presentando il phon in diretta e quindi ho detto benissimo, me lo compro. E quindi mi sono comprata un phon ad un prezzo veramente piccolissimo. È leggerissimo, quindi anche Enea non fa fatica, può usarlo senza il beccuccio e se poi mi devo tirare il mio se devo tirarmi il ciuffo davanti, gli metto il beccuccio ed è a posto. Ed essendo un phon nuovo, non corre il rischio di rimanere fulminato come invece potrebbe essere con il mio phon che veramente sto tenendo. Infatti non lo butterò, lo prenderò, lo metterò in una scatola e lo terrò come ricordo della vita che fu
Però forse è meglio tenerlo come ricordo piuttosto che tenerlo e saltare per aria insieme al phon. Quindi Terry ha salvato la vita di una mamma e di un figlio con il phon. Meno male che proprio in quel momento sei saltata fuori vendendo il phon. Poi andiamo avanti, apriamo un altro pacchettino, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Pesa un quintale, quindi andiamo ad aprirlo insieme. Io non so, quando arrivano i pacchi non mi ricordo mai che cosa ho comprato. I pacchi di Terry poi sono veramente delle sorprese. Allora, qua, come faccio a farveli vedere adesso? Aspettate, aspettate che apriamo, perché con l'inquadratura dall'altra parte era più facile farvi vedere i prodotti, però avevo promesso che ci avrei messo la faccia e quindi ci sto mantenendo la faccia. Poi non guarderò il video alla fine. Non guarderò se ci sono errori, lo pubblicherò così com'è, così, perché sennò poi mi vengono i ripensamenti. Allora, siamo in estate, siamo nel momento dei colori, quindi io di solito d'inverno uso smalti rossi scuri, neri, blu, grigi, mattone, ma siamo in primavera, quindi in primavera bisogna fare lo sforzo. No, non è vero lo sforzo, bisogna darsi un po' di colore. Siccome io comunque anche primavera, siamo in estate, primavera, estate, tendo comunque a vestire scura, anche se voi mi vedete lavorare tutti i colori, ma io tendo ad essere scura, almeno le unghie devono essere primaverili. E ora vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ne ho già comprati altri colori scuri, sono andata adesso sui colori chiari. Smalti per unghie. Ora vi faccio vedere, vediamo se riesco, ecco qua, riesco a farvi vedere i colori. Ho preso diverse tonalità del lilla, ho preso un giallo, ho preso due tonalità di rosa, un rosa proprio rosa 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 e uno un pochino più color albicocca, ho preso tre tonalità di azzurro, ho preso due tonalità di verde, qua, e una tonalità di rosa ancora più chiaro. Mi direte perché così tanti smalti? Io col lavoro che faccio, io lavoro con l'inchiostro e quindi le mie unghie si sporcano d'inchiostro e non vengono pulite. Io dovrei usare non l'acetone per le unghie, dovrei usare l'acqua ragia, per farvi capire, tutti i giorni per pulire le unghie dall'inchiostro. E ovviamente non, a parte che si rovina l'unghia, ma si rovina anche la pelle, le dita, cioè brucia. Quindi per coprire, per proteggere l'unghia, metto spesso lo smalto, solo che mi si rovina perché comunque ho i guanti antitaglio, cioè ho una protezione per cui l'inchiostro passa lo stesso, ma le dita sono comunque sempre chiuse dentro e quindi lo smalto si rovina spesso, quindi io cambio lo smalto ogni 2-3 giorni proprio per tenere protette le unghie. In questo momento non ho sullo smalto perché essendo sabato l'ho tolto, lascio riposare le unghie un paio di giorni, gli metto solo l'indurente e poi in settimana le ricoloro proprio per tenerlo protetto. Poi dopo lo smalto ho comprato l'ultimo dei rossetti a forma di cuore, vedete? Di questi ne avete visti altri nella recensione, mi mancava questo colore, ho acquistato anche questo e secondo me questi rossetti sono buonissimi, quindi non potevo farne a meno. È vero che adesso fa caldo, il rossetto si usa di meno, ma io ce lo so anche in questo momento, quindi non è proprio così vero che si usa di meno. Lo uso di meno sul lavoro, mentre di solito lo metto anche sul lavoro, anche se mi sporco come un'indemoniata. Adesso che fa caldo non lo uso sul lavoro perché si suda tantissimo, se fuori ci sono 40 gradi, da me in ditta ce ne sono 52 e quindi lì si evita un po' di metterlo. Andiamo avanti con l'ultimo pacchetto e lo apriamo insieme anche questo pacchettino. Allora, qua c'è roba anche per i miei amici, i miei bambini. I miei bambini non sono Enea, lui è il mio bambino. Allora, Nemo, aspettate un secondo, è tornato a casa il mio compagno e si è scatenato l'inferno qua dentro. Allora, spray lucidante per cagnolini, vediamo, per tutti i tipi di manto ad azione districante. Siccome io ho uno dei due cagnolini, dei miei cani, che è riccio, peloso
e al pelo proprio fitto che spara in fuori, gli ho preso lo spray lucidante. E poi, cosa che gli toccherà oggi, anche se loro non sono proprio felici, gli ho preso lo shampoo. Ho preso lo shampoo per i cuccioli, così è delicato, anche perché sempre lui, sempre quello pelosone, che non è quello che vedete adesso qua sotto, ma è quell'altro. Quello pelosone ha la pelle molto delicata e quindi lo shampoo per i cuccioli so che è sicuro per tutti, anche per i più grandi, perché è più delicato e quindi l'ho preso per lui, che poi lo userà anche l'altro perché, poverino, già che ci siamo, teniamo con delicatezza anche quello che ha un po' la pellaccia più dura. E per finire, ho preso lo spray elimina odori, sempre per loro, così almeno magari restano un po' più profumati, visto che ogni tanto puzzacchiano di cane che si capisce proprio che sono cagnolini. Poi, dopo quello, ho preso tre spray per ambiente, uno, due, tre. Adesso vi faccio vedere, eccoli qua, tre spray per ambiente, e profumano tantissimo perché sono chiusi e sento il profumo, uno alla vaniglia, ed è quello che si sente di più da chiuso, uno ai frutti rossi, si sente anche questo, e uno alla brezza marina che è il mio profumo preferito, e quindi ho preso gli spray profumati. Ragazze, io non vi dico i prezzi di questi prodotti, andate sul sito di Key Brand, o andate su Facebook nella pagina di Key Brand e guardateli da voi. Se fossero cose inaccessibili, non ve le farei vedere. Ma io sono un'operaia e quindi se mi permetto queste cose è perché sono di ottima qualità e sono di ottimo prezzo. Quindi non parlo di prezzi su YouTube perché non voglio parlare di prezzi su YouTube, ma fidatevi di me, andate a farvi un giro e andate a vedere. Poi ho preso un lipstick. Quindi un rossetto un pochino più morbido. Ho preso, vediamo qua cosa ho preso, perché ogni tanto non lo so neanche io che cosa ho preso, lucida labbra. Quindi un lucida labbra, visto che adesso, come vi dicevo, si fa più fatica a mettere il rossetto d'estate, ho preso un lucida labbra. E poi ho preso, scusatemi, ho preso un olio corpo rassodante e idratante, sempre della Retinol Complex, che è la marca, anche quello degli animali, è tutto marca Retinol Complex, ad enzima Q10, quindi questo è per me. E poi, per fare un regalo al mio compagno, che è un amante e sostenitore dei prodotti Key Brand, infatti tutte le creme che compro se le prende lui, non glielo dite, ma se le prende tutte lui. E poi ogni tanto mi guarda e mi dice: non devi comprare da Terry perché è finito qualcosa? No, però se compri da Terry. Allora, stavolta gli ho preso un siero viso proprio apposta per lui. Vedete, siero viso men, quindi proprio per uomo, ha la vitamina C e collagene. Quindi oggi, anche se ogni tanto mi fa arrabbiare, oggi gli faccio un regalo e gli dico: toh, guarda, ti ho preso questo. Gli durerà poco perché se li mangia e poi passerà ad usare i miei, però almeno per un po'. L'ho coperto e lascio stare le mie cose. Ragazze, io ho finito 28 minuti di chiacchiere, 28 minuti con la faccia su YouTube. Per me è stato veramente una sudata, oltre al caldo, anche la sudata di farsi vedere davanti su YouTube. Vi ringrazio della compagnia, spero di non avervi annoiato, spero di avervi fatto incuriosire, quindi fatto venire voglia di andare sia su Key Brand che sull'Anamania a curiosare. Guardatevi anche su Facebook, o l'Anamania lo trovate anche su TikTok. Io poi sotto in descrizione, sotto al video, vi lascio i vari link e le varie indicazioni per poterli andare a vedere, e anche vi lascio il gruppo Facebook dove, se volete chiacchierare e interagire con me, potete trovarmi. Quindi se avete Facebook venite di là. Io sono anche su TikTok, ma non lo so tanto bene usare, quindi ci sono ma non ci sono. Quindi non vi lascio il link di TikTok perché non ho capito bene la funzionalità di TikTok. Quando, il giorno in cui riuscirò a capirla, pubblicizzerò anche il fatto che sono su TikTok. Per ora trovatemi su Facebook, che è più facile, oppure ci vediamo qua. Se avete voglia, sotto lasciatemi un commento, un messaggio. Se avete voglia di parlare con me, io cerco di arrivare anche qua, anche se YouTube è un po' più difficile come
ha un'interazione un pochino più complicata, mentre su Facebook è più diretta, ma se volete io ci sono anche qua. Benissimo, ci vediamo al prossimo tutorial oppure alla prossima recensione di prodotti, che sicuramente sarà a settembre. Nel frattempo, visto che ci ho messo la faccia, vi auguro anche buone ferie e buone vacanze, buon riposo, buon tutto, ma continuate a lavorare come farò io me le porterò anche in vacanza, non lo dico a nessuno, non dichiaro niente, ma poi nella valigia nascondo e mi porto dietro sempre qualcosa. Perché mi dicono: ma almeno 15 giorni in vacanza non puoi riposarti? No, perché la testa non ce la faccio, la testa se non ho qualcosa da fare, che faccio tutto il tempo? Quando non siamo in giro, così, ma in spiaggia, ferma, immobile, a far che? Devo lavorare. Alla sera, se ci mettiamo a guardare un film, che faccio? E quindi mi porto sempre qualcosa. Benissimo, buone vacanze, buon proseguimento. Ci vediamo come sempre qua su YouTube con i prossimi progetti e su Facebook se avete voglia. Ciao a tutte!